È stato deciso e chiesto un mix di artisti locali, internazionali e tanto altro. E nazionali mancavano, allora abbiamo presi tutti. Sì, diciamo che quest'anno l'estate, che in collaborazione noi collaboriamo con il comune di Civitavecchia, abbiamo cercato di artisticamente di dare dei consigli e quindi di portare a Civitavecchia degli spettacoli un po' nella vecchia tradizione di Civitavecchia, ossia spettacoli di primo livello. Giordano Trigamo dal punto di vista dei concerti, io mi sono occupato più per la parte, diciamo, più teatrale, visiva, perché poi di teatro esplicito non c'è, anche perché il posto non è proprio adeguato, molto grande e dispersivo per seguire uno spettacolo, un'opera drammatica, e quindi uno spettacolo con Lucio in contraluce, quindi su Lucio Battista e Battisti, perdone, e Lucio Dalla con Sebastiano Somma, e un evento internazionale, cui sono molto contento, che arriva a Civitavecchia. Loro sono le Farfadè e portano uno spettacolo che si chiama Euforia. È un gruppo internazionale, girano il mondo e siamo contenti di essere riusciti ad essere l'unica data italiana di questo tour estivo. E siamo felici di ospitarli, ecco. Quindi un festival che promette di essere aperto a tutte le fasce di età e toccando un gusto anche molto bello. Molto interessanti gli spettacoli locali, che poi molti dei cosiddetti locali hanno curriculum di primo livello, quindi insomma crediamo di aver realizzato una stagione estiva di tutto rispetto. State Civitavecchiese anche per i più giovani, con un artista internazionale come Motta che arriverà a Civitavecchia. Un artista nazionale ed internazionale, detto benissimo, di cui siamo estremamente onorati, un artista di cui siamo riusciti a prendere l'esclusiva per il Lazio. Motta si esibirà il 10 agosto a Piazza della Vita nel Festival La Vecchia Estate. È un artista variegato, diciamo un nuovo cantautore che va oltre le linee dell'indie attuale, quindi è un cantautore vecchio stampo con sonorità moderne. È un cantautore in cui abbiamo creduto tantissimo e siamo stati ripagati. Grazie al fatto che la scorsa settimana Francesco Motta ha vinto il premio disco in assoluto dell'anno per il premio Tenco, quindi abbiamo il premio Tenco disco dell'anno a Civitavecchia ad ingresso gratuito e artista internazionale che farà un tour in tutta Italia, non solo, subito la data dopo di Civitavecchia, pensate, sarà lo Sziget Festival a Budapest, quindi avremo l'onore di avere questo grande artista il 10 agosto alla Marina di Civitavecchia. Ingresso gratuito, ore 21, 21:30.